Allora, Foggia, diciamo tra virgolette, parte la campagna elettorale in tutti i suoi crismi. C'è anche il vicepresidente della Camera, c'è tanta gente, insomma, lo scenario è stato sicuramente positivo. Contenta, soddisfatta? Sicuramente sì, ma adesso bisogna affrontare quelli che sono i temi. Un tema importante anche per la Regione Puglia è il reddito di cittadinanza. Come poterlo strutturare per la nostra regione? Sì, dunque il nostro gruppo di lavoro ha studiato una proposta di legge di iniziativa popolare che adesso invece deporremo direttamente in regione una volta dentro, che prevede di elargire un reddito di 580 euro ai nuclei formati da una sola persona e via via sempre di più fino ai nuclei formati da 7 persone o più arriviamo a 2200 euro al nucleo familiare. Le coperture sono di tre tipi: prima di tutto un taglio dei costi della politica, quindi i nostri stipendi e il milione di vitalizi che ogni anno noi sprechiamo perché i nostri consiglieri regionali se lo sono garantito, 3 milioni e mezzo di euro all'anno per affitti d'oro. In secondo luogo una ridefinizione dell'IRAP andando a colpire però, quindi aumentandola per quelle aziende che operano nel settore del gioco d'azzardo, perché per noi quelle attività devono essere assolutamente scoraggiate. E infine la terza parte da cui prendere le coperture sono i fondi europei per la formazione, perché chi percepirà il reddito di cittadinanza non deve rimanere fermo a casa ma deve essere formato a un nuovo tipo di lavoro in maniera ovviamente retribuita. I temi sarebbero tanti ancora da affrontare, sicuramente questo era quello tra i 20 punti più importanti. Il tema però anche da poter dibattere è quello della sanità, un tema importante che a livello nazionale vede la sanità tra i maggiori sprechi. La Regione Puglia, altro spreco. A livello sanitario, prima di tutto partiamo dalle proposte. Noi proponiamo le case della salute, dei presidi di sanità negli edifici pubblici dismessi da riutilizzare e recuperare in ogni comune o quasi, a seconda della pianificazione che ne deriverà, e che siano appunto da filtro per i casi più semplici del sistema sanitario e che lascino invece i casi più complessi all'ospedale centralizzato. Nelle case della salute dovremmo trovare i nostri medici appunto di medicina generale, le associazioni del volontariato, le guardie mediche. Questo è possibile ottimizzando le risorse, con un centro unico per gli acquisti di tutto il materiale sanitario, potenziando l'assistenza domiciliare, perché appunto un malato a casa ci costa molto di meno, e soprattutto rispettando la normativa, perché il sistema sanitario pugliese è illegittimo e non lo dimostrano solo le nostre interrogazioni parlamentari, ma anche quelle di tutte le altre forze politiche, in quanto mai nessun atto aziendale è stato approvato dalla Regione Puglia. Senta, i temi sono tanti, però io chiuderei a questa maniera. C'è un sondaggio che gira, che vi porta a una certa percentuale, i numeri li lasciamo stare, comunque sia è da affrontare anche il tema di chi non vuole andare più a votare, scoraggiato dalla politica, come convincerli? Beh, semplicemente ricordando che noi non abbiamo alcuna responsabilità sul passato, non abbiamo mai avuto l'opportunità di governare questa regione così come l'intero paese. Abbiamo una visione molto precisa del futuro, sappiamo dove, quali settori finanziare per trovare lavoro ad esempio, come istituire un reddito di cittadinanza. Tutto quello che chiediamo è di essere messi alla prova, perché appunto non abbiamo mai avuto l'opportunità di farlo, di governare, e perché siamo semplicemente quei ragazzi che non vogliono cambiare paese, ma vogliono restare per cambiare questo paese.